Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi venerdì 4 gennaio 2019, la nostra consueta rassegna stampa che andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali che troveremo questa mattina nelle edicole. Parleremo di maltempo che ha colpito l'Abruzzo, di cronaca, della visita del vice premier di Matteo Salvini nella provincia di Pescara, anche dell'Abruzzo, ma anche della richiesta dello spostamento delle elezioni regionali, che è richiesta che è stata fatta dai sindaci delle comunità montane, oltre che parleremo di cronaca. Ma vogliamo subito passare alla prima pagina del quotidiano del centro di Pescara. Titolo di apertura: paralisi da vaccino, maxi indennizzo. A Pescara, invalida dal 2005, otterrà dal Ministero della Salute 150.000 euro. Inoltre, nel taglio alto, neve e vento siberiano in Abruzzo, disagi alla viabilità. A Lanciano, il primo morto del 2019 per il maltempo. Vediamo che le zone più colpite sono state soprattutto le zone interne e non ha risparmiato l'Abruzzo, dove nevica a tratti in diverse zone, soprattutto nell'area frentana e nell'entroterra. Però nel box vediamo che il meteorologo ci dice che il tempo migliorerà nel weekend dell'Epifania. Comunque, sempre in merito alla neve, il turismo invernale, dice l'articolo, gli sciatori prendono d'assalto le stazioni sciistiche. E inoltre, verso le regionali, i sindaci montani insistono: voto a maggio. Inoltre, nel centro pagina vediamo l'articolo: shopping e super sconto, via ai saldi invernali. Pescara, da domani le offerte nei negozi. Diamo anche nella seconda parte della rassegna stampa un servizio svolto dalla nostra redazione del TG6. Nell'articolo di spalla di sinistra, Salvini in città per parlare di sicurezza. Oggi il vice premier sarà a Pescara proprio per parlare di sicurezza. E sempre a Pescara, sconterà 9 anni, madre in cella fece prostituire la figlia 12enne. E infine, la crescita della città: Montesilvano resta al quarto posto per abitanti in crescita. Sport, Serie B, le trattative del Pescara, Monachello al passo d'addio, l'attaccante può partire, Cremonese ed Ascoli sono in agguato. Inoltre, nel box in basso, in B con il Cosenza, Dorazio, pallone d'oro abruzzese, una favola. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano della prima pagina del centro, della provincia di Chieti, della zona di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura: sequestra la fidanzata a processo. A Chieti, giovane teatino accusato anche di botte e minacce per gelosia. Nella foto di apertura vediamo il mare, una foto del litorale della costa dei Trabocchi. Il mare ormai è sotto le case della costa dei Trabocchi, spariti a Torino di Sangro, tratti del litorale. Infatti vediamo qui l'articolo, anche dice: è stato effettuato il sopralluogo del sindaco per le mareggiate che hanno flagellato il tratto della costa dei Trabocchi. A Lanciano, scivola mentre pulisce il viale, muore 83enne, successo ieri al comune di Lanciano. E invece a Vasto, sempre cronaca, scoperti evasori dell'imposta di soggiorno. Caritas Chieti, nuove povertà tra gli assistiti, dice, molti italiani. Infine, nel taglio basso, nel box, a Rosello, lupa uccisa da cinghiali e cani, l'episodio all'esterno di una stalla di bovini all'Abetina. Vogliamo adesso leggere il titolo di apertura del quotidiano della provincia di Teramo. ASL in arrivo, infornata di nomine. Teramo cambia l'organizzazione con la creazione di 13 dipartimenti. Inoltre, al centro pagina, con foto di apertura, vediamo la foto del sindaco del comune di Tortoreto, Piccioni, dove dà un omaggio al consiglio comunale, tramite il consiglio comunale, dà un omaggio a Cavatassi, Dennis Cavatassi,
dove ieri sera è stata dedicata a lui una seduta commossa da tutto il Consiglio Comunale di Tortoreto dopo anni di incubo in Thailandia con una condanna a morte per l'accusa di omicidio. Nel taglio di spalla di sinistra, ad Atri un infermiere insegue la ex con un coltello ed è stato arrestato. Sant'Egidio, ladro si scusa dopo 5 anni e ridà i soldi. Invece nel comune di Giulianova, vediamo il bilancio dei vigili, nel 2018 multe per 300.000 euro. Inoltre nel taglio basso, nei box, vediamo il titolo, parliamo di sport. A Teramo, Teramo Costantino, è fatta oggi il bomber pinetese, si lega ai biancorossi fino al 2020. Vogliamo andare avanti, ci spostiamo al quotidiano Il Centro, la prima pagina della provincia dell'Aquila e della zona di Avezzano e Sulmona. Titolo di apertura: giovane sfregiato sulla pista da ballo, colpito al volto con un bicchiere durante il Capodanno a Roccaraso. Inoltre nel titolo di spalla all'Aquila o l'opposizione alla fiera no alle passerelle di Salvini. Vogliamo ricordare che oggi il vice premier sarà in visita all'Abruzzo oggi e domani. Sempre all'Aquila, affitti troppo cari, pochi negozi in centro storico. Ad Avezzano invece un consigliere comunale sventa scippo lungo il corso. Nel box in basso vediamo all'Aquila, Di Stefano attacca sull'Hotel Cristallo, il veglione è un caso politico, l'ex assessore edificio dice inagibile, chi ha dato il permesso? E nel centro pagina vediamo la foto di copertina, affluenza in crescita, il museo d'Abruzzo a dicembre dice ha raddoppiato i visitatori. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo. La neve fa una vittima a Lanciano, caduta fatale per un anziano impegnato a spalare per liberare il garage. Bufere e mareggiate stanno flagellando l'Abruzzo, comuni mobilitati, limitazioni al traffico. Vediamo anche nella foto di copertina, proprio riguardo alla bufera di vento siberiano che ha colpito l'Abruzzo, alle urne a febbraio, i timori di partiti e sindaci. Infatti qui l'articolo dice crescono gli appelli per il rinvio al voto. Ricopiano, due telefonate chiave per il depistaggio. La chiamata delle 15 non è di D'Angelo, dice qui l'articolo. Oggi i parenti delle vittime incontrano il vice premier Matteo Salvini. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano La Città della provincia di Teramo. Neve e gelo, l'allerta diventa gialla. Blocco dei tir su strade e autostrade, costa spazzata da mareggiate con onde di 4 metri. Nel taglio alto la discarica di Notaresco, Cirsu per l'organico lavori entro giugno. E invece al comune di Giulianova, al Lido nasce il comitato dei commercianti. Comune di Roseto degli Abruzzi, il terreno delle baracche, dice, vale 1.800.000 euro. Nel taglio centrale, vediamo, ad Atri lampioni cadenti a Roseto, altri lampioni cadenti a Roseto, i ritardi del comune non li salvano dalla bufera del vento. E per le elezioni regionali, vediamo Marsilio a Teramo, D'Alfonso è scappato, gli dice io torno in Abruzzo. La Serie C, il Teramo, Teramo a colloquio con Costantino, obiettivo di mercato, dice numero uno. Terminate le prime pagine dei quotidiani regionali, vogliamo passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il Corriere della Sera, titolo di apertura. Apertura di Conte ai sindaci, quelle parole di Mattarella, conta la Costituzione, non le mie idee, reddito si cambia ancora. Il Premier, vediamoci sui migranti, la distanza con Salvini, dice, sono traditori. Inoltre nel centro pagina, vediamo la foto,
A novembre qui si parla dell'ambasciatore nordcoreano in Italia, Jong Song-jil, dove dice a novembre non è rientrato in Corea. E infatti dice misterioso, mistero diplomatico a Roma, sparito l'ambasciatore di Kim. Inoltre la Farnesina comunque ha smentito l'ipotesi che abbia chiesto asilo politico all'Italia. Inoltre nel taglio basso, vediamo anche articoli soprattutto della partita che si dovrà svolgere Juve-Milan, nelle polemiche, dice, su Juve-Milan che si gioca in Arabia Saudita. Diciamo che il problema delle donne che devono essere accompagnate allo stadio. Inoltre ci spostiamo al quotidiano La Repubblica, anche qui titolo di apertura: Salvini e i sindaci, siete traditori, ma Conte è pronto a incontrarli. Migranti, Sala, il decreto va rivisto, il ministro l'ha firmato Mattarella, irritazione del Colle. Inoltre nel taglio alto, vediamo la foto, beffa Kim, sfugge l'ambasciatore nordcoreano in Italia, trattativa con il Vaticano. Dice qui l'articolo del riportato nel taglio alto. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, anche qui titolo di apertura: il controeditto bulgaro. Carlo Freccero, neodirettore di Rai 2, rivoglio Daniele Luttazzi in TV. Dice: berlusconismo e renzismo sono finiti, liberiamo la TV dalla censura. Nel taglio alto, decreto legge sicurezza, sindice immigrati, Salvini spara ancora. Conte invece media. Dice: due vice premier da una parte, Lanci che si spacca dall'altra. Invece vogliamo andare avanti. Vediamo anche altri articoli di altri quotidiani. Il Messaggero, quotidiano questa volta nazionale: Conte e Salvini divisi sui sindaci, scontro su sicurezza e migranti. Il premier dice vedrò Lanci, ma il ministro sono traditori. Il Viminale esclude modifiche al decreto, gelo del Colle per le polemiche sul potere di firma. Inoltre qui vediamo la foto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli, dove dice pedaggi in arrivo, nuovi stop, i comuni ribelli sbagliano, siano gli altri ad aprire i loro porti. Inoltre nell'articolo di spalla di destra, azione sulle sofferenze, Carige, la Cassa di Risparmio di Genova, pronto l'intervento del Ministero del Tesoro. Nel centro pagina il caso Supercoppa Jeddah, ma la Lega chiarisce porte aperte, calcio vietato alle donne, bufera sulla finale. Articolo invece nel centro pagina di spalla, di lato destro, statali e quota 100, la buona uscita sarà congelata, dice qui l'articolo. La liquidazione sarà versata alla scadenza del termine previsto dalla legge Fornero. Inoltre ci spostiamo sul quotidiano Il Giornale. La truffa di Salvini, titolo di apertura: soldi agli immigrati, hanno vinto i grillini, reddito di cittadinanza anche agli stranieri, e i sindaci vogliono far saltare il decreto legge sulla sicurezza. Vediamo invece nel centro pagina un incidente, cinghiali sull'autostrada 1, un morto, dice qui l'articolo, e 10 feriti. Inoltre un articolo di economia: a picco le vendite del melafonino, l'iPhone fa crollare le borse, l'app brucia 400 miliardi. Vogliamo spostarci al quotidiano Il Mattino di Napoli, anche qui migranti, gelo Conte Salvini, il premier pronto a incontrare i sindaci che non vogliono applicare il decreto sicurezza. Il ministro dell'Interno, nessun tavolo, cresce il malumore anti-Lega tra i 5 Stelle. E nel taglio alto vediamo il calciomercato: in Napoli si porta avanti Coman, siamo ai dettagli ma arriverà, dice, a giugno. Inoltre nel taglio centrale la super
Coppa delle polemiche, tribune separate, bufera sulla sfida Juve-Milan, in Arabia le donne confinate in settori riservati. Inoltre un altro articolo di cronaca, Bitelli Campani al nord con i falsi diplomi, scattano i licenziamenti, scoperti 4 salernitani tra il Veneto e Milano, il provveditorato è solo la punta dell'iceberg, riferisce. Andiamo a continuare andando avanti, il manifesto, titolo e foto di apertura, banditi, Salvini minaccia, dice, i sindaci che non applicano il decreto legge sicurezza ne risponderanno, dice, davanti alla legge, traditori si dimettano, Di Maio si accoda, De Magistris al manifesto, il traditore, dice, il ministro Conte finge di mediare e invita l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, ma il leghista avverte, il decreto non si tocca. Inoltre nel taglio alto vediamo anche sul reddito di cittadinanza gli stranieri, Di Maio ci ripensa solo dopo 10 anni, riferisce. Inoltre nel taglio basso, nei box, in Brasile il nuovo presidente Bolsonaro già in trincea contro la guerra lampo, dice, ha eliminato il Ministero della Cultura e ha messo gli indigeni nelle mani delle potenti lobby degli agribusiness. E inoltre, scusate, Supercoppa, assist della Lega a regime di Saud. Vogliamo adesso passare al quotidiano Il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale con titoli di apertura. Vediamo, inizia la spending tradita, spesa più 51 miliardi in 3 anni. La manovra, dice, risparmi fermi a 1,4 miliardi, la spesa corrente accelera per quota 100 e reddito. Corsa contro il tempo per iscrivere le regole sul PIR ed evitare un buco di 4 mesi. Inoltre, aziende senza reddito, senza addetti, dice, a Tokyo apre agli immigrati. Inoltre si parla ancora di economia, vediamo nel taglio centrale, Mediaset studia il maxipolo, l'Unione Europea delle TV, il piano in 2 mosse, fusione in Spagna e ricerca, dice qui l'articolo, di un partner elettrico. E invece in merito ai trasporti, bonus all'auto elettrica, 50 modelli entro il 2020, attualmente le vetture disponibili sono poche e care, resta il nodo comunque della ricarica. E spostiamoci ancora sugli articoli di altri quotidiani, La Verità, titolo di apertura, il programma del partito del Papa, pubblicato ieri sulla Civiltà Cattolica, firma del direttore Spadaro, il manifesto del movimento ipotizzato alla fine dell'anno scorso. Le parole d'ordine, accoglienza, lotta ai populismi e europeismo. Inoltre qui dice, dai cattocomunisti ai cattocompetenti. E inoltre, vediamo anche come il quotidiano La Verità parla, scoppia lo scandalo Juve-Milan in burca, la partita si giocherà in Arabia, come svelato ieri dalla Verità, le tifose saranno confinate in determinati settori dello stadio, ma la Federazione Gioco Calcio Italiana incassa i milioni sauditi e fa finta di nulla. Nell'articolo del taglio basso, non solo quota 100, tagliati 5 mesi alla Fornero, nella bozza del provvedimento sulla riforma delle pensioni, la riduzione dell'anzianità contributiva per tutte le categorie, abolito il tetto per gli assegni più alti, accordi con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiani, per pagare il TFR dei dipendenti pubblici. E inoltre altre notizie di cronaca, in India, suore stuprate dai preti, le denunce ignorate in Vaticano. Ci spostiamo al quotidiano Il Tempo, quotidiano indipendente nazionale,
Titolo di apertura: migranti, quello di Orlando è un bluff. Nessun ordine di disobbedire alla legge nella lettera mai arrivata al suo dirigente capo. Il sindaco di Palermo ha solo cercato un pretesto per rianimare la sinistra contro Salvini. Invece nell'articolo, nel taglio alto, lasciato in barella, il calvario di un paziente a Tor Vergata, ricovero per polmonite, poi l'abbandono e infine la tragedia. Indaga la procura perché lasciato per 6 giorni cade e muore e dopo essere rimasto, dice, al pronto soccorso in attesa di un posto letto, è caduto ed è morto un uomo sulla 50ina, deceduto ieri al Policlinico di Tor Vergata di Roma. E vediamo negli articoli di spalla di destra: progetto previdenziale del governo, arriva la sanatoria, contributi scontati per avere la pensione. E inoltre, mezzo in fiamme al Tuscolano, anno nuovo, ATAC vecchia. E infine, titolo anche della foto di copertina di apertura: Arabia, niente donne sole a Juve Milan, e qui si parla di rissa. Inoltre, nel taglio basso, nel box, la tragedia che è successa questi giorni al Sestriere, la testimonianza dell'amico del padre della piccola sciatrice romana, vediamo che aveva 9 anni, Camilla è morta, dice, tra le mie mani. Sono stato io a soccorrerla, ma mi è morta tra le mani, la famiglia è rimasta sotto shock. Andiamo ancora avanti, il quotidiano La Stampa: Salvini attacca i sindaci ribelli, il Quirinale prende invece le distanze, il vice premier rispettino la firma di Mattarella, ma il Colle ricorda i continui interventi sul testo. Infatti qui dice: cresce il fronte contro il decreto sicurezza, in campo anche Sala, Conte pronto a incontrare l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Invece articolo di sport, anche qui sul quotidiano La Stampa: la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, tiene duro su Juve Milan, Supercoppa, dai sovranisti alla Boldrini, grande alleanza contro la partita a Jeddah. Inoltre, notizia di economia, allarme debito, record a 250.000 miliardi, il triplo di 20 anni fa, dice qui il quotidiano. E inoltre si parla anche di cinema, ecco John Malkovich nel nuovo Papa di Sorrentino. Il secolo d'Italia, anche qui, commissariateli, titolo di apertura: Fratelli d'Italia, i sindaci che non rispettano la legge andrebbero commissariati. I decreti emanati dal governo devono essere rispettati e attuati a tutti gli amministratori, dico, c'è qui il giornale. Poi nei box in basso: Gasparri attacca Orlando, un sindaco, dice, irresponsabile. E inoltre dice: è ora di finirla con questa gara a sostegno degli immigrati, dei sindaci di sinistra irresponsabili, vogliono deliberatamente, dice, violare la legge e vanno, dice, semplicemente rimossi. Inoltre l'onorevole Meloni ai sindaci ribelli, dice, le leggi invece vanno applicate, inaccettabile, dice la Meloni, la decisione dei sindaci talebani pro-immigrazione, come dice Orlando, e De Magistris di disapplicare il decreto sicurezza. E infine Fratelli d'Italia entra in maggioranza, una domanda: non saremo, dice, la stampella del governo. Vogliamo adesso vedere il quotidiano Avvenire. Duello sindaci Salvini, Conte apre al dialogo, decreto legge sicurezza, cresce il fronte a favore di regole sensate per gli immigrati, decida la Consulta. Sala si unisce alla richiesta di modificare la legge Del Rio, norme incostituzionali, Palazzo Chigi, rispettare il diritto, il ministro dell'interno, se non vogliono lascino, dice qui. E inoltre, sempre su l'Avvenire, in merito al Comune di Roma,
cassonetti strapieni e da marzo rischi di un nuovo peggioramento. Differenziata ancora in calo, Roma soffocata, dice, dai rifiuti. Inoltre, negli articoli in basso, centropagina, vediamo il Papa e i Vescovi USA, la Chiesa rischia la credibilità. Una conversione blocchi gli abusi. E inoltre, nel taglio basso, nei box di Maio, il reddito solo ai residenti da 10 anni in merito agli immigrati. Vogliamo adesso spostarci ai quotidiani sportivi, 3 quotidiani sportivi nazionali. Cominciamo subito con la Gazzetta dello Sport. Inoltre, lo sceicco a CR7 chiama Ramsey, Ronaldo, la Juve che sfida e il progetto bianconero piace al gallese, la firma dice è vicina. Inoltre, Cristiano Ronaldo premiato a Dubai, Agnelli lavora al primo colpo della prossima stagione, dice qui l'articolo. Inoltre, nella foto di apertura, di copertina, il vice segretario della FIFA, il monito all'UEFA, chi porta i soldi freschi vanno concessi gli investimenti. E la stoccata di Boban, fair play da cambiare, così club come Inter e Milan non possono crescere. Inoltre, sempre in merito alla partita Juve-Milan, nell'articolo di spalla, bufera per la finale del 16 a Jeddah. Giocare in Arabia la Supercoppa è una schifezza. Da Salvini a Boldrini tutti d'accordo, donne discriminate, dice qui il giornale, è una vergogna. E inoltre, nel taglio basso, vediamo Liverpool battuto 2-1. Klopp sempre al comando, ma Guardiola adesso è a meno 4. Festa del calcio, qualità, spettacolo, emozione, il City riapre la Premier. Vediamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport. Juve Milan in Arabia, cresce l'imbarazzo di Lega Calcio e politica. Supercoppa al veleno, un settore separato per le donne allo stadio, è polemica. Inoltre, centropagina dice Ramsey sceglie CR7, il gallese si prepara a firmare per la Juve, buttata in volata la concorrenza del PSG, Paris Saint-Germain, pronto anche l'assalto a Romero per luglio. Vogliamo adesso concludere con l'ultimo quotidiano sportivo, il Tutto Sport, titolo di apertura, vediamo anche foto di apertura. CR 2019, Ronaldo trionfa a Dubai, triplo Globetrotter come miglior giocatore, come autore del gol più bello e come idolo dello sport. E lui promette ai tifosi della Juve un anno da incorniciare. E dice, in questi 12 mesi voglio vincere tutto, dice qui Cristiano Ronaldo durante la sua premiazione. Vogliamo adesso, con questo articolo, fermarci per fare un break pubblicitario, però prima di tutto vogliamo vedere le previsioni meteo per quest'oggi e poi nella seconda parte entreremo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Bentornati alla seconda parte di Mattino 6, vogliamo subito iniziare a leggere le pagine interne del quotidiano Il Centro. Vogliamo subito passare alla notizia in merito alla regione Abruzzo. Nella morsa del freddo, 1 metro di neve a Pizzoferrato, il vento Burian spazza la costa. Dice a Lanciano il primo morto, a Campotosto divelto il tetto di un MAP, attivati i COC in 26 comuni. Vogliamo andare avanti, sempre in merito alla neve, il turismo invernale, stazioni sciistiche prese d'assalto, a Ovindoli tutto esaurito per l'Epifania, Roccaraso e Maialletta, copiosa nevicata. Vogliamo adesso vedere, passare e cambiare argomento, la politica, le elezioni regionali, i sindaci montani insistono, voto a maggio.
Bucci, del sindaco di Camberale, Federico Navelli, del comune di Navelli, posticipare la data. La politica dia prova di responsabilità. E inoltre oggi e domani il premier Salvini apre il tour in Abruzzo. Vogliamo passare adesso ad Acerbo. Senza Election Day si viola la legge. Il segretario nazionale di Rifondazione, con neve e gelo, dice non si possono raccogliere le firme. A riguardo vogliamo vedere il servizio che è stato preparato dalla nostra redazione del TG6. Prego. Noi in Abruzzo l'accorpamento ci avrebbe fatto risparmiare 6 o 7 milioni di euro che saranno buttati. E questa violazione costa anche in termini di democrazia, perché il tempo dimostra che in questo momento le liste come la nostra, che devono raccogliere le firme, lo devono fare praticamente in un clima polare, una situazione che impedisce di moltiplicare. Noi tradizionalmente in queste giornate in Abruzzo avremmo organizzato 50-100 banchetti in mezzo alle strade, ci sono interi comuni dove non si può neanche uscire per la neve, e tutto questo avviene senza neanche che ci sia una norma regionale che preveda di dimezzare le firme. Se ne sono assolutamente fregati. Voglio ricordare che se ci trovassimo di fronte ad elezioni politiche nello stesso periodo ci sarebbe stato il dimezzamento delle firme. La regione Abruzzo invece se n'è fregata altamente. L'anno scorso per le elezioni politiche il numero di firme necessarie a presentazione di liste è stato diminuito di 4 volte. Faremo di tutto, con lo sforzo e il lavoro volontario di tutte le militanti e militanti, per raccogliere le firme e presentare una lista di sinistra a queste elezioni. Una lista di sinistra che non può che essere alternativa al Movimento 5 Stelle e alla Lega, ma non può anche non essere che essere alternativa al Partito Democratico e alla sua coalizione. Perché non vi può essere sinistra in questo momento se alleata a un partito come il PD, che è responsabile di politiche antipopolari e anche dello sfascio del governo della regione Abruzzo in questi 5 anni di governo di Luciano D'Alfonso. Non la solita minestra riscaldata di quelli che applaudivano Renzi e adesso fanno finta di essersene dimenticati. Vogliamo adesso spostarci a un altro argomento. Dice: resto al sud, apre anche agli under 46 professionisti, si allarga, dice, la platea per le agevolazioni gestite da Invitalia, incentivi a chi avvia un'impresa in Abruzzo e nel Mezzogiorno. Inoltre, caro Petaggi, il CNA FITA, serve l'intesa entro febbraio, i trasportatori chiedono di fare presto al fine di evitare sorprese. Ci spostiamo adesso alla cronaca della provincia di Chieti, tribunale, gelosia morbosa, sequestrata la fidanzata per tutta la notte, teatino di 31 anni a processo, ha aggredito la ragazza almeno 10 volte scaraventandola dall'auto e prendendola a calci. Si parla perciò ancora di violenza sulle donne. Vogliamo andare su un altro argomento. Bus slitta e si schianta, corse soppresse e disagi. Poca neve in città, è il ghiaccio a creare i problemi. Travolta e distrutta una Panda. Il sindaco Di Primo dice l'allerta meteo durerà per 24-36 ore. Mezzi spargisale, comunque, dice, sono in azione. E inoltre vediamo anche tutto quello che stanno facendo anche le società autostradali, quale le ringraziamo per il lavoro che stanno svolgendo per far avere le autostrade pulite. Caritas, gli italiani nuovi poveri, calano gli stranieri assistiti. Solo a Chieti sono 300 le famiglie sostenute in maniera fissa, invece più altre 50 aiutate in modo saltuario. Per Natale distribuiti 3.500 credit card da 20 euro su tutto il territorio della diocesi. Torna al supercinema la Befana invece del Vigile, domani doni per tutti i bambini. Scatta il piano neve, priorità ai malati e strutture di cura. Guardia Crele ha attivato il centro operativo per le emergenze. Primavera, nido nel
comunale temporaneamente chiuso. E inoltre ci spostiamo ancora, tutti pronti per i saldi, il centro va rivitalizzato a Francavilla nei negozi di Piazza Sirena. Inoltre mareggiata e freddo, comune in allerta a Francavilla, si parla del Francavilla, solo il crollo di un ramo, il COC resta chiuso ma spazzaneve sono pronti e i balneatori invece sono molto preoccupati per la mareggiata. E ad Ortona raccolta differenziata, stop al doppio calendario dietro fronte di Ecolan e giunta comunale dopo le proteste delle contrade che ci sono state in questi giorni. Inoltre ci spostiamo a Lanciano, dove abbiamo letto anche nelle prime pagine: scivola mentre spalla la neve e muore ex dirigente d'azienda, esce in auto con la moglie ma mentre crea un varco con la pala perde l'equilibrio e batte la testa. Lo vediamo qui nella foto, Raffaele Castagna di 83 anni. Inoltre sempre a Lanciano, in centro chiuse, strade chiuse e corse sospese, disagi alla viabilità. Vogliamo sempre andare avanti, lupa uccisa nella lotta con cinghiali e cani pastore. Inoltre, sempre in merito alla neve, dai sindaci una mano ai residenti. Vogliamo ancora andare avanti, a Vasto, in merito all'incendio che c'è stato ieri, l'incendio di Capodanno, indagini sul dolo. Amianto bruciato nel rogo dei capannoni, a San Salvo, primi rilievi dell'Arta, Piana Sant'Angelo, il sindaco convoca gli esperti, confronto con le autorità sanitarie. Inoltre il prefetto, vediamo, di Chieti, sicurezza pubblica, il nuovo prefetto aiuti il Vastese verso la riunione del comitato che si terrà il 10 gennaio. E imposta di soggiorno invece sempre a Vasto non pagata, evasori albergo e campeggio, la scoperta fatta dal comune durante i controlli sulla congruità degli importi incassati. Pronto l'esposto alla procura, gli operatori segnalati rischiano l'accusa di appropriazione indebita. Inoltre caso affitti, locale comunale a 100 euro al mese, a Vasto, capannone di 224 metri quadrati dato per pochi soldi. Il sindaco Menna dice: controlliamo tutti i contratti. Torino di Sangolo, il mare mangia la spiaggia, le case ormai a un metro dal mare. Allarme per i marosi che da giorni stanno divorando il litorale, sopralluogo del sindaco Di Fonso, indignati, dice, perché abbandonati da tutti, dice qui il sindaco. Ci spostiamo adesso alla cronaca di Pescara, resta paralizzata dopo il vaccino, abbiamo letto anche nel titolo di apertura del quotidiano Il Centro di Pescara, il TAR indennizzo di 150.000 euro, affetta da diabete, contrasse nel 2005 la sindrome di Guillain-Barré ma non ha mai ottenuto i soldi, invalida al 100%, ha vinto due cause contro il Ministero della Salute che le consigliò la cura facoltativa, dice qui l'articolo. Inoltre ASL, fatto rarissimo, i vaccini, dice, sono sicuri. La direttrice Granchelli, come tutti i farmaci, possono essere avere effetti collaterali, mai decidere, cedere, dice qui l'articolo, al panico. Inoltre, vediamo un articolo di cronaca, prostituta a 12 anni, arrestata la madre. Condanna definitiva, la donna pescarese sconterà 9 anni e 3 mesi. Tra i clienti dell'adolescente c'era anche il vicino di 92 anni. E in basso, come dicevamo, nella politica, oggi alla visita del vice premier Matteo Salvini a Pescara, vertice in prefettura con il ministro. Vogliamo adesso spostarci a un altro argomento, saldi
Via con i super sconti, fate le compere in città. Appello di Confcommercio e Confesercenti, sfruttate le ottime opportunità, le svendite di fine stagione. A riguardo, anche qui vogliamo vedere un servizio svolto dai nostri colleghi del TG6. Ormai ci siamo, il 5 gennaio partiranno i saldi del 2019. Quali sono, dottor Antonio, le previsioni? Confidiamo comunque nel bel tempo, perché il bel tempo comunque ci favorisce rispetto ai centri commerciali. L'augurio è che chi intende venire a spendere per i saldi scelga i centri storici e non i centri commerciali. I saldi sono un'occasione per fare qualche affare per i cittadini, ma anche per voi, per incrementare le vendite. Guardi, assolutamente sì, oggi i saldi sono un vero affare perché i magazzini e i negozi sono pieni di cose belle, purtroppo anche, diciamo che anche il consumatore non è più quello sprovveduto di una volta, oggi si cerca di fare il vero affare e oggi nei negozi si possono fare dei veri affari. Che 2018 è stato a livello di commercio a Pescara in tutta la provincia? La novità sostanziale è che comunque rispetto alle altre stagioni, la prima estate con una serie di eventi e comunque con un turismo che sta sempre scoprendo sempre di più la nostra regione e le nostre spiagge, porta in dote a questa città anche un po' di turismo, che non è male. L'amministrazione comunale ha lavorato tanto a Pescara per valorizzare il centro commerciale naturale. E voi come giudicate quanto fatto dalla Giunta Alessandrini? Assolutamente positivo, l'assessore Cuzzi negli ultimi anni si è dato tanto da fare e adesso questa amministrazione probabilmente è al capolinea, perché a maggio-giugno si voterà. E se saranno rieletti speriamo di dare continuità a questo discorso che si è aperto, se ci saranno i nuovi speriamo di interloquire con i nuovi per far sì che le politiche che hanno portato oggi ad avere tante situazioni positive su Pescara possano andare avanti. Vogliamo spostarci adesso un altro argomento sul merito all'area Vestina che è stata imbiancata dalla neve, ma le strade, dice, sono libere. Cocca aperti, i centri operativi comunali da mercoledì a Penne, Farindola, Civitella, Casanova e Montebello. In alcune zone è mancata la luce, strade ghiacciate ma nessuna emergenza. Anche a Caramanico il maltempo, dice qui l'articolo, ha fatto scattare il piano neve. Comunque il Comune di Popoli dice allertata la ditta, una ditta per spargere il sale affinché non ci sia il ghiaccio sulle strade. Vogliamo andare avanti, ci spostiamo alla provincia di Teramo. Nascono 13 nuovi dipartimenti, ASL cambia l'organizzazione. Ora elezioni per votare i dirigenti. In attesa di individuare i super primari sono stati prorogati temporaneamente quelli vecchi. Prossimo passo, la nomina dei facenti funzione degli 8 reparti rimasti senza responsabile, dice l'articolo. E inoltre a Tortoreto, vediamo qui il sindaco di Tortoreto Piccioni, tutto il paese mi è stato vicino, dice, nel dolore, seduta del Consiglio Comunale dedicata a Denis Cavatassi, l'imprenditore che ha rischiato la pena di morte in Thailandia, è stato dedicato un Consiglio Comunale ieri apposta per lui. E inoltre una curiosità di cronaca, ladro si scusa e restituisce i soldi a Sant'Egidio alla Vibrada, dopo 5 anni dai fatti lascia una busta nel negozio del derubato. E Martin Sicuro, ancora la situazione degli alberi, taglio degli alberi sulla statale, oggi in comune riunione dei capigruppo. Spostiamo nel comune di Atri. Atri insegue la ex armato di coltello, aspetta la donna all'uscita del lavoro e la pedina in auto. Infermiere arrestato, l'uomo aveva l'obbligo di non avvicinarsi, dice qui il giornale. E inoltre vogliamo adesso spostarci alla provincia dell'Aquila. Caos al Veglione, Capodanno interrotto, l'inchiesta, ora il caso diventa politico. L'ex assessore Di Stefano all'attacco, feste in una struttura comunale inagibile e lui si pone una domanda, chi ha firmato la concessione? Comunque qui
L'indagine va avanti, ma monta la protesta di centinaia di ragazzi che chiedono i soldi biglietto indietro dopo aver passato ore al freddo. Inoltre ad Avezzano, come riportato anche nel titolo di apertura, consigliere comunale sventa uno scippo. Vogliamo andare avanti a Rocca Raso, sfregiato sulla pista da ballo, colpito al volto con una bicchierata, è finito in ospedale con 23 punti di sutura. L'aggressore è anch'egli napoletano. Vogliamo continuare con il quotidiano della Regione Abruzzo. La neve fa una vittima a Lanciano, dice qui il giornale. E inoltre vediamo anche l'articolo dove dice che a Lanciano muore per spalare la neve un ex dirigente di 83 anni. A Pescara invece i disabili, dice qui la cronaca, l'articolo, hanno diritto ai posti degni. L'intervento di Gian Camplone di Diversi Uguali dopo il caso della ragazza che ha rinunciato allo show di Daniele Silvestri. Dice: mettersi davanti alle transenne non si può per motivi di sicurezza, ma va garantita la partecipazione agli eventi. Infatti c'è stato un caso proprio alla sera di Capodanno. Vende la figlia per giocare a bingo, arrestata ieri per scontare una condanna a 9 anni e 3 mesi. La donna di Pescara, arrestata nel 2011 dalla squadra mobile. La ragazzina, che all'epoca aveva appena 12 anni, costretta a subire le violenze da un anziano di 92 anni e di un disabile. Le regole invece per difendersi dal fuoco. L'ondata di gelo e il precedente della famiglia di Scafa, intossicata dal monossido, preoccupano i vigili del fuoco e stanno facendo dei corsi proprio decisivi, manutenzioni degli impianti, ci dicono, e attenzione massima al funzionamento di stufe e caminetti, specie quelli delle seconde case, dicono i vigili del fuoco. All'Aquila, Capodanno, caos in montagna, nel Midino 3 imprenditori. Emergono, dice, ulteriori particolari dall'indagine avviata dopo la turbolenta notte organizzata dall'Hotel Cristallo. Vogliamo ancora spostarci. Polemiche all'Aquila per la presenza del vice premier, dove dice fiera dell'Epifania, percorso più lungo. E domani per le vie del centro storico la 71esima edizione, modifiche del tracciato per evitare una calca eccessiva. E vediamo infatti la foto del vice premier Matteo Salvini. Inoltre da Avezzano, particolare Rocca Raso, giovane rischia di perdere la vista, la vittima è Alessio Nasti di 20 anni, napoletano, che era in una discoteca per il Capodanno, colpito molto probabilmente, dice, da un bicchiere lanciato durante il ballo, ricoverato a Sulmona per essere operato. A Chieti, vietato entrare in comune, ora blinda il campo da basket. Nuovi cartelli, dice, sono stati posti sulla rete che delimita l'area della villa comunale e chi volesse introdursi nell'impianto adesso rischia anche di essere multato, qui dice il giornale. E invece vasto tetto a rischio, crollo. Chiusa la chiesa ieri sopra i luoghi del Vigile del Fuoco in via Adriatica, nell'edificio del XIII secolo dedicato, qui dice, a Sant'Antonio. Vogliamo andare avanti ancora a Teramo, accordo con i privati contro la mobilità passiva, il manager Fagnano la realizzerà per far fronte ai 59 milioni di deficit e lo strumento sarà il project financing per apparecchiature e personale medico. E inoltre vediamo qui la foto di l'onorevole Marsiglio nel tour teramano, dove dice: la discontinuità siamo noi. Prossimo candidato, anzi attuale candidato alla presidenza della Regione Abruzzo.
La gelateria batte il comune al TAR, caso Magrini, a Giulianova per la terza volta l'amministrazione cade sotto la croce della sentenza della giustizia amministrativa. E inoltre l'esercitazione in mare in condizioni estreme della Guardia Costiera per soccorrere un uomo, mare in burrasca e condizioni estreme per l'esercitazione che c'è stata da parte della Guardia Costiera. E vogliamo adesso passare al quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo, rivolta dei sindaci contro il voto a febbraio. Gli amministratori di comuni montani lanciano l'allarme dopo la prima ondata di maltempo invernale. Infatti ci sta un grosso consenso di parte dei sindaci affinché le elezioni siano spostate da febbraio a maggio. Allarme maltempo, scattato il divieto per i mezzi pesanti, traffico bloccato per i tir su strade e autostrade, danni sulla costa spazzata da una violenta mareggiata. Vediamo qui anche le foto di quello che è successo in questi giorni, in particolare ieri con l'ondata di freddo e maltempo in Abruzzo. La TIM prova a spiegare la figuraccia organico, la decisione che ha irritato i teramani presa per non creare caos che si è comunque creato per gli impianti chiusi. Il centro TIM, qui vediamo nella foto, a Carapollo. Vogliamo andare avanti. Passiamo adesso alle elezioni regionali. D'Alfonso dice: scappato via, io torno in Abruzzo. Il candidato governatore Marsiglio, nelle sedi dei candidati di Stefano Quaresimale e Micheli. Il tour è teramano. In giornata Marsiglio ha incontrato i vertici di Federalberghi, di Confindustria e gli sfollati del sisma. Qui vediamo l'onorevole Marsiglio che sta facendo il giro per la regione Abruzzo. Impianti dell'organico pronti per l'estate è l'obiettivo di Dego e Regione, ma sul piano operativo pesano ben 4 ricorsi tra Cassazione e TAR. A Val Vibrata, invece cambiamo sempre parlando di rifiuti, ANAS e comuni per combattere gli incivili. La Police Service vara il piano per contrastare il fenomeno e per aumentare la raccolta differenziata. Qui vediamo nella foto i rifiuti abbandonati sulla strada statale 259. E nel taglio basso il Consiglio Comunale di Tortoreto consegna una targa a Dennis Cavatassi. Vediamo infatti nella foto qui il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, che consegna la targa a... Inoltre a Giulianova nasce il comitato dei commercianti, lo shopping, dice qui l'articolo, dell'Epifania segna l'ufficializzazione dell'associazione del Lido. Inoltre a Roseto, sempre il problema dei pali di illuminazione che continuano a cadere, 2 nuovi casi ieri in attesa dei controlli annunciati dal comune ieri. Col fatto che c'è stata una forte mareggiata, un forte vento, sono caduti altri pali della luce. Vogliamo adesso andare avanti, spostarci cambiando argomento. Lo sport, spalti per soli donne alla Supercoppa e Lide, finale Milan-Juve in Arabia Saudita. Salvini, isolarle, dice, è una schifezza. Questa è proprio la rabbia, qui dice l'articolo, del ministro dell'interno e vice premier Matteo Salvini, oltre che della Boldrini e Meloni, contro la decisione di giocare a Jeddah. E inoltre vediamo altri articoli di sport. Ci spostiamo alla Serie B, al Pescara. Monachello al passo d'addio, Cremonese alla finestra, l'attaccante può salutare, su di lui anche l'Ascoli di Vivarini che valuta del sole, trotta lontano e rompe il Brescia, Omeonga, Genova sempre in pole position. Vediamo che il mercato continua ad andare avanti e invece si parla di un
premio, un abruzzese, il pallone d'oro all'abruzzese 2018 al giocatore Tommaso Dorazio. Dice: mai mollare, così sono in B. Il terzino di Bucchianico del Cosenza che dice: che badossa, quando il Pescara mi lascia a casa, ma ho sempre creduto in me stesso, ed è stato premiato come pallone d'oro della Serie B. E Serie C, il Teramo Costantino, oggi la fumata bianca, l'attaccante pinetese lascia il sud di Tirol e si reca al diavolo fino al 2020, una piazza che mi piace, dice, ed è pronto ad andarci a giocare. Vogliamo adesso spostarci allo sport del quotidiano Il Messaggero. Pescara caccia all'ala d'attacco, con Mancuso confermato centravanti, mister Pilon chiede più gol dalla fascia. Ciciretti l'obiettivo per giocarsi là, l'alternativa Yellow dalla Salernitana. Vediamo perciò come il Teramo, per l'ok di Costantino, l'attaccante pinetese proveniente, come dicevamo, anche sul centro, dal sud di Tirol, firmerà un contratto pluriennale. Per Giorgi, preliminare l'ok dei medici, Lewandowski finirà invece al Sassuolo o al Perugia. Vogliamo adesso spostarci sul sport del quotidiano La Città della Provincia di Teramo, e parlando proprio del Teramo, un articolo scritto da Jacopo Forcella. Teramo Costantino a ore il vertice finale, il diavolo a colloquio con l'obiettivo del numero uno del mercato, poi si accelererà per Bianchimano. Trattativa avanzata nel vertice odierno, anche la durata di un contratto che potrebbe essere anche molto lungo. Qui vediamo infatti il gol di Rocco Costantino nella gara di andata contro il Teramo. E passiamo adesso a uno spazio sciistico. A Ovindoli il campionato regionale abruzzese sci alpino, la gara si terrà venerdì 18 gennaio e darà l'accesso allo step nazionale di Bardonecchia. Qui vediamo le 13 categorie in gara, saranno redatte delle classifiche per ogni categoria, dai super baby fino ai veterani B, dice qui il giornale. E con quest'ultimo articolo che abbiamo letto a proposito dello sci, vogliamo concludere la nostra rassegna stampa, al quale vi ringrazio per averci seguito. Continuerà la rassegna stampa e verrà ripresa domani mattina, sabato 5 gennaio 2019. E ringraziandomi per la vostra attenzione, vi ricordo che i nostri telegiornali ci saranno oggi alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Per il momento vi ringrazio e vi auguro buona giornata.